The Bible does the Bible proof in the Bible spoon in the Jina Nabiya ne jina lokani. Permission the bachan will receive kar liya, accept kar liya. O on valiya dubaiya to bach gaye. O sangharsh to bach gaye. Aida bachan tanu bade sangharsh to bachayega. Aida bachan tanu on valiya dubai to bachayega. Ishu de samati samati naam de vich. Amen. Hallelujah. Kadhiye bachan to. Daniel di kitab de vich. Precious Jesus. Hallelujah. Precious Jesus. Daniel da sher de aaye 18 ayat to leke 23 ayat tak. Daniele capitolo 6 dal versetto 18 al 23. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuna delle sue concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo di Dio vivente, il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni. Daniele rispose al re: Vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato suo angelo che ha chiuso la bocca del leone. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te. O re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Amen. Amen. Daniel 16:18 to 23 ayat tak tad raja apne mahal vich gaya te usne sari raat vrat rakhya ate usde ke koi shugal wali cheez na liyandi gayi ate usdi neend jandi gayi ta raja mooh nere hi uthya te sheti naal sheran de ghure wal gaya ate jadon oh ghure mudh Daniel kol ja pujja ta chinta di awaz naal pukarya raja ne Daniel nu aakhya he Daniel ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਛਡਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਾਜਨ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਸੋ ਦਾਨੀਅਲ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰਤੀ ਵੀ ਔਖ ਨਾ ਲੱਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਮੀਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮੀਨ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਠੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ
motivo per cui è stato buttato nella fossa dei leoni, perché era uscita una nuova legge dalla regia del re, che diceva nessun uomo doveva adorare nessun altro dio se non il re. Perché Daniele har roz parmeshwar de odi upasna karn wala insaan si, adorava il Signore. The Bible dasti ke oh din de vich tin wari parmeshwar di aradhna prarthna karn de layi janda si. Nella Bibbia c'è scritto Daniele dava, pregava davanti al Signore tre volte al giorno. Te e gal jehdi mail de vichon nikaldi aa ke kisse ne kisse parmeshwar de agge kisse insaan de agge swai raj to chukna nahi aa prayer nahi karni. E in quel periodo era uscita questa legge che nessun uomo doveva adorare nessun signore e nessun dio se non il re. E jehdi gal Daniel accept nahi si kar sakda, questo Daniele non poteva accettare, kyunki odi habit, odi nature, odi spirit nu aadat pai gayi si har roz din ch tin wari parmeshwar di agge prarthna karni, parmeshwar di aaradhna karni. Perché lui si era creata questa natura, questo carattere, il punto secondo la quale lui doveva andare nella presenza del Signore per pregare tre volte. Alleluia. Alleluia. Dalla spirito tu adat pai da vishu de nandi. Che vostro spirito. Dalla spirito tu adat pai da vishu. Dalla spirito tu adat pai da vishu. Dalla habit pai da vishu per vishu di pastishka. Che questo diventa un'abitudine in voi di andare nella presenza del Signore per pregare. Amen. Alleluia. Alleluia. Te Daniel ne rupia. E Daniele non si è fermato. Non è che sei hukum di parvani che ti. Non ha messo occhio su nessuna delle leggi che era stata fatta. Non è radi di parvani che ti, che sei insan di parvani che ti. Non si è importato della legge che era uscita, che vietava di pregare davanti al Signore se non davanti al re. O roz di tara, har roz di tara, hun vi, parmeshwar di presence de vich janda hai. Aur Bible vich likhya ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। E Daniele giorno dopo giorno andava nella presenza del Signore, e quando andava a pregare nella presenza del Signore nella sua casa apriva le finestre, volgeva il suo viso verso Gerusalemme e pregava. ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਤਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Una delle leggi diceva che non doveva fare le preghiere a nessun dio, che Daniele non ha accettato. Pratna vi karniya, aradhna vi karniya, te karni vi khidki khol gaya. Hallelujah. Quello che faceva Daniele, pregava, adorava, e quando lo faceva con le finestre aperte. Hallelujah. E na compromise ho sakta hai na, chalo rajna nahi hukum manna, pratna karni parmeshwar de ke jida roz kari di, aradhna vi karni din vari, din ch tin var, chal va window nahi khol de, taaki nahi khol de, oh kehnda prarthna vi karni te karni ni taaki khol gayi hai. Hallelujah. Hallelujah. Quando era uscita questa legge poteva essere anche compromesso, ovvero Daniele poteva benissimo decidere di andare nella presenza del Signore, pregare e adorare, e lo poteva benissimo fare con le finestre chiuse. Oh, te credo Daniel nu es dosh de vich ode dosh la ke hukm e siga jada raj de hukm nu todega onu sheran de ghur vich sitt ditta jana. E secondo questa legge che era uscita, se qualcuno veniva trovato che pregava un altro dio, cioè non davanti al re, questa persona veniva buttato nella fossa dei leoni. Te Daniel fu fatto sheran de ghur vich sitt ditta. E quando Daniele fu trovato pregando davanti alla presenza del Signore, fu preso e fu buttato nella fossa dei leoni. Kyunki jehda raja si, raja janda si ke Daniel bahut accha insaan aa, raja Daniel nu bahut pyar karda si. Il re sapeva che Daniele era una persona onesta e per questo gli piaceva. Kure de vich sit ke vi raja nu Daniel di chinta hundi aa. Quando Daniele è stato buttato nella fossa dei leoni, il re si preoccupava di lui. Sari raat Daniel sheran de ghur vich rehnda. Daniele ha trascorso tutta la notte nella fossa dei leoni. Jehda Bible cho padhya ke raja di neend ut jandi, raja kuch khanda nahi, o sad rehnda, udaas rehnda, te sutte hi svere svere janda ghur de vall. E come c'è scritto nella Bibbia che il re in quella notte non ha dormito, non ha mangiato niente, e tutta la notte si era rattristato, e appena si è fatto giorno lui è andato subito dove c'era Daniele, nella fossa dei leoni. E badi udaasi di awaz de vich kehnda ke he Daniel, he Daniel, jis parmeshwar di tu aaradhna karda ki o parmeshwar tenu bacha sakya. E quando è andato da Daniele con una voce molto rattristata ha detto: Daniele, Daniele, oh Daniele, il Signore che tu servi ti ha potuto salvare? Aur Daniel andro awaz dinda ke he raja, jehde parmeshwar di main aaradhna karda, upasna karda, jehde ke main jhukda ha, unne sheran de munh nu band kar ditta. Amen. E Daniele ha risposto al re: oh re, il Dio che io servo, questo Dio ha chiuso le bocche dei leoni. Amen. Amen. Hallelujah.
adorate? Chiesa, oggi è molto importante capire voi chi adorate. Agar tusi jode parmeshwar de aradhaka odi aradhna karn walia o har halat vich tuhanu kadde ke laun di samarth rakhda hai. Se voi adorate Dio eterno, lui vi può salvare da qualsiasi problematica. Ao tusi sheran de vichan de jithe marzi dekh jao o janwaran de sheran de muhan nu band kar dinda hai. Voi potete cadere in qualsiasi posto, può essere anche una fossa di leoni, però il Signore è in grado di aiutarvi anche da queste fosse di animali. Alleluia. 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 Make sure si chiedi aradhna karte hai. È importante che voi sappiate chi state servendo. Chi tu si giunde sacce permesso di aradhna karde hai, ya apne paise di apni job di aradhna karde hai. Voi adorate il Signore, Signore eterno, oppure adorate quello che avete, cioè i soldi, il vostro lavoro. Yaad rakha jehdi cheez tuhade layi parmeshwar to zyada mahatvapurn ho jave oh tuhade layi khuda ban jandi aa oh tuhade layi rab ban jandi oh parmeshwar ban jandi aa. Ricordatevi, ogni cosa al quale voi date più importanza, quale per voi diventa un motivo per cui voi cominciate a servire quella cosa. Raja ne kidda vadda favor kita Daniel de ke Daniel nu vaddi position ditti apne kingdom de vich. Il re aveva dato, il re era talmente compiaciuto da Daniele, che era una persona molto onesta, brava, una persona brava, che gli aveva dato una posizione molto elevata. Oh, Daniele es gal dal compromise nahi kita ke raja ki kahuga yaar Daniel mera khas banda meri gal hi nahi manda. Nonostante la posizione sulla quale si trovava Daniele, lui non si è imposto alla sua posizione. Daniele keda pehli gal parmeshwar di manni, second tu. Il Daniele ha detto, prima di tutto io servo il Signore e faccio il secondo i suoi comandamenti. Al secondo posto servo il re. Onne apni position di parwah nahi kiti ke raja mainu meri position to hata devega. Main Babylon de vich Babel de vich gulam ban ke aaya si te mainu etti tarakki mil gayi itthe aake. Raj bhavan de vich etti position mil gayi je raja di gall na honni eh vi ja sakdi hai. Daniele non si è preoccupato della sua posizione per il fatto che lui si trovava e serviva nella regia del re. Quando lui era venuto da Israele fu catturato come un servo in Babilonia, e in quel momento poi lui era stato preso ed era stato collocato in una posizione elevata. Lui non si è importato di lui. L'unica cosa a cui lui dava importanza era il Signore. Hukum nu manna ya raja de ke prarthna karna means ke raja di aradhna karna khuda di jagah raja lena lagya. Servire il re, seguire il suo comandamento significava innalzare il re, e questo gli avrebbe fatto sì che lui non avrebbe dato importanza al Signore. Oh, ke vel darna lagda factory da malik usse lagna ma sande agar kam te nahi gaya. A volte le persone pensano che se loro di domenica non vanno al lavoro, il titolare dell'azienda si arrabbierà con loro. Yaad rakhna directly indirectly hon gaya factory da malik oh aradhna len lag pe hai. Cercate di capire questa cosa, che direttamente o indirettamente anche il vostro capo, il vostro titolare dell'azienda, sta cercando anche lui di fare l'adorazione. Sirf sirf parmeshwar aradhna de laika upasna de laika ode ake chukya ja sakta ode ake prarthna kiti ja sakti hai. Amen. Solo e solo il Signore è colui al quale noi dobbiamo dare adorazione. Solo è il Signore al quale, davanti al quale noi dobbiamo inginocchiarsi. Make sure apni life se gaur kariye ki sadi job, sada business, tadi position tada kite rab te nahi ban baithi. Cercate di capire e guardare voi stessi. Non è che per caso la vostra posizione, il vostro lavoro per voi non è che è diventato un dio per voi. Oh, tu si apre paise di aradhna to nahi kar rahe. Non è che voi state cercando di dare importanza ai vostri soldi. Alleluia. Alleluia. Oh, sacce jude parmeshwar di aradhna karoge o sab kuch din di samat rakhna sab kuch hota hi hai. Se voi state dando l'adorazione al Dio eterno, lui vi darà tutto, perché ogni cosa che c'è sulla terra è suo. Matti di Gilgio ci cosa facendo cadere da un niente. Leggiamo dalla Bibbia, Matteo, Vangelo di Matteo. E chi è poi? Padovino, celli di là. Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, versetto 21 e 22. Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Amen. Alleluia. Matti 19, ikki aur paiye yeshu ne usnu onu kiya je tu pura banna chahunda hai ta ja ke apna maal vech de kangalan nu de de ta tenu swarg vich khazana milega ate aa mere magar ho tur. Par us jawan ne ja eh gal suni ta udaas ho ke chalya gaya kyun jo oh vadda maaldar si. Halleluya. Tusi chahde us tani vigra yeshu si de kol la ke guru ji mainu dass main ki karan ke mainu zindagi mile.
voi ricordate molto bene, vero, di quel ricco che era presentato davanti al Signore per capire che cosa lui doveva fare affinché lui poteva trovare una vita perfetta. E Gesù Cristo gli ha detto prima dei comandamenti, e quel signor ricco ha detto: io seguo già questo comandamento fin da quando lui era giovane. E in quel momento Gesù Cristo gli ha detto: allora fai così, vendi tutto quello che possiedi e dallo ai poveri tutto quello che hai ricavato, così tu sarai un uomo perfetto. E quando ha saputo queste parole di Dio da Gesù Cristo, lui se n'è andato triste, perché quella persona era una persona molto ricca. In questa posizione Gesù Cristo non voleva che questo signore ricco diventasse povero. Nemmeno non voleva neanche questo, che lui vendesse tutto quello che possiede per poi che lui diventasse un povero. Signore voleva che il ricco avesse tutto quello di cui lui ha bisogno, però lo ottiene tramite Gesù Cristo. Tutta la ricchezza che possedeva il giovane ricco per lui era diventato re, per lui era diventato Dio. Per questo lui continuava a servire la sua ricchezza. Per questo Gesù Cristo gli ha detto: vendi tutta la tua ricchezza. Una volta che lui avrebbe venduto tutta la sua ricchezza, tutto quello che possiede, lui avrebbe cominciato a dedicare al Signore, e così facendo sì che lui dal Signore avrebbe ricevuto una vita perfetta. Amen. Se noi cerchiamo il regno del Signore, ogni cosa che noi vogliamo ci verranno dietro. परमेश्वर चाहते हैं यीशु मसीह चाहते कि ये धनवान होवे इस तो भी ज्यादा होवे लेकिन परमेश्वर दे विच रह के होवे Gesù Cristo voleva che il giovane ricco fosse ancora più ricco, però per diventare ancora più ricco lui doveva servire il Signore Gesù Cristo. Oggi ma quella tasta che oggi 20 rupiah kilo jade milne hon sunday ta apan inne agle hafte chal jange church. Molte persone pensano: 20 euro, 50 euro sono parecchi, facciamo così, eventualmente andiamo nella chiesa la prossima settimana. Ricordate che Gesù Cristo è molto importante. È molto importante. Ogni cosa che voi avete, se voi cercate di dare a questo un valore più importante, in questo momento non è corretto, perché è soltanto il Signore Gesù Cristo, con lui al quale dobbiamo dare l'adorazione. Alleluia. Un'altra cosa importante, quando noi leggiamo i 10 comandamenti, परमेश्वर ने कहा कि मेरे सन तेरे लिए दूजे देवी देवते ना हो, तू उकरी हुई मूर्ति ना बना, खुदा का नाम व्यर्थ ना ले. Alleluia. Non devi avere altri dei, non devi crearti delle statue e non devi pregare e non dire al nome degli altri dei. Te चौथा के शब्द में जरा पवित्र मान के चेते रख. E un'altra, un quarto comandamento dice di avere un cuore puro. Alleluia. Alleluia. Te छेवे जरा पांचवा हुक्म शुरू होता के तू अपने मां-पियो दा आदर कर. E dal comandamento quinto si comincia a dire che voi dovete dare rispetto ai vostri genitori. Quando voi leggete bene questi 10 comandamenti con gli occhi spirituali, vedrete che questo è suddiviso in due posizioni, in due parti. E i primi 4 comandamenti spiegano la relazione tra Dio e l'essere umano. E dal quinto comandamento fino al 10° comandamento spiegano le relazioni che ci sono, quelle terrene su questa terra. Nei primi 4 comandamenti ogni cosa che deve essere dato, l'adorazione deve essere dato al Signore. ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ. ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਆ. Nel quinto comandamento c'è scritto dove noi dobbiamo portare rispetto ai nostri genitori. San Paolo ha detto: noi dobbiamo rispettare i nostri genitori affinché i nostri giorni siano prolungati sulla terra. Questo è uno dei primi comandamenti. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਥ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਆ.
se noi guardassimo bene i 10 comandamenti, noi guardiamo che quello non è il primo comandamento, ma il quinto. San Paolo spiega quanto che era. Perché San Paolo lo ha definito come primo comandamento? Cioè, infatti, cristiani gallo di ferro per la era. Perché quando noi parliamo delle relazioni su questa terra, quindi relazioni terrene, per noi quello che è il quinto comandamento, per noi risulta primo comandamento. C'è lo spirito di gallone, spirito di gallonia, o per la pelle o per la pure vuole, già idea. Quando invece parliamo di comandamenti spirituali, sono invece i primi quattro comandamenti che devono essere portati a termine. Oh, e per il sai che noi mettono certo di giardino, già in mamma mia, mettono santivi di giardino, cosa nasce cartaia? इज्जत करना होता फर्ज वाले लेकिन उते प्रेफरेंस पहले चारा हुक्म दिया हालेलुया सो genitori alcolico e non vuole che i suoi genitori e i suoi figli vanno in chiesa. Ricordatevi bene, voi dovete portare rispetto ai vostri genitori, ma prima di tutto voi dovete compiere i primi quattro comandamenti. Alleluia. 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 Yad rakhna sade sare hanno ikko hi baba. Ricordate che noi tutti quanti abbiamo soltanto un padre. Amen. E il padre con il tutto sul trono. ਉਹ ਖੁਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਆਮੀਨ E la grazia del Signore che noi abbiamo i figli. E la grazia del Signore che i nostri genitori hanno avuto i figli. Alleluia. 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 Si chiedi prestigio a chi vuoi adorare? Chiedi prestigio a chi vuoi adorare? Chiedi upasra a chi date l'adorazione? Oh, che lo chiede kaam hi puja hai. Molte persone dicono il lavoro e sono le nostre preghiere. Questo vuol dire che loro danno un valore molto più elevato al loro lavoro, al loro lavoro. Ricordatevi molto bene quando diavolo era stato caduto, quando lui ha voluto avere l'adorazione. E quei worship di Yogia, e quei arata o passa l'end di Yogia, o sarshattimana, akarta, permission. Soltanto uno, a soltanto uno noi dobbiamo dare l'adorazione, a soltanto uno che è il nostro Signore, Dio Eterno. Apri spiritual life, lei si desuie. Noi dobbiamo essere molto seri nella nostra vita spirituale. Apri Christian life, lei si desuie. Dobbiamo essere molto seri per la nostra vita cristiana. Alleluia! 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 Oh! Job ha business ha kuch bhi ha tade ko paisa aaya tadi gaddi ha Lamborghini ha kai adale Lamborghini rab bani hoyi ha se voi avete soldi se voi avete la ricchezza se voi avete lavoro se voi siete imprenditori se voi avete macchine se voi avete Lamborghini per molte persone per loro Lamborghini è diventato per loro un dio. Alleluia. Alleluia. Yaad rakhiye parmeshwar nu arata dei hai tusi ameera parmeshwar di mehmat le ameera tare ko achhi achhi chizaan parmeshwar di mehmat le liya amen jadon apni achhi chizaan nu parmeshwar di mehmat le use karoge oh tanu day by day batauna javega to oh tade jehdi parda permanent honi ya temporary nahi hongi amen amen ricordate che noi dobbiamo dare la grazia al Signore se voi siete ricchi e grazie al Signore dobbiamo rendere la grazia al Signore se voi avete delle possedete belle cose noi dobbiamo dare le adorazioni al Signore. Amen. Abrahamo 25 साल हो गए परमेश्वर तरल चलते Abramo camminava con il Signore per 25 anni ma la promessa che gli era stata fatta non era stata portata a termine 99 years da ho gaya aveva 99 anni oh parmeshwar kende ek din ke abraham mere sanmukh chal ke gida sidh ho ja tu e signor liya sampurna ho ja signor liya reto ad abramo abramo devi camminare con me devi essere perfetto oh abraham de man chaudi honi parmeshwar main tere ek word te bina socha dekhya main tere magar chal riya 25 saal ho gaya parmeshwar ji main sidh nahi ha Abramo poteva benissimo pensare in se stesso, Signore, cammino con te da 25 anni, senza avere nulla, senza aver visto nulla. Te, vai da che te permesso e gal bodi, Abraham mo parle di chi ha permesso di te. E nella Bibbia c'è scritto, quando il Signore gli ha detto così, di diventare un uomo perfetto. Alleluia. Momento, Abramo si è inchinato davanti al Signore. Alleluia. 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 Questo parlo per dire che ho detto, promise, che le vai te pure vuole scrumdia. E in quel momento abbiamo visto che da quel preciso momento sono cominciate a diventare la realtà tutte le promesse che gli erano state promesse. Perché 100 साल di उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਾਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। E quando lui ha avuto 100 anni, a 100 anni lui ha avuto un figlio. ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਾਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਤ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਹਦਾ ਕਰ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। E il momento il Signore ha detto a Abramo, Abramo fai così, devi portare un sacrificio, fai così, devi sacrificare tuo figlio Isacco. Oh, permesso, prima Abramo che ha sacrificato 25 anni, tu sei pure un nome, apri la camminata, tu sei pure un nome.
tu mi bless kita ma sampurna hoya sidh hoya tu apna vaida pura kita beta ta ki parmeshwar hun kehdi kami rahi hun keda test leh ke aaya. Abramo poteva pensare in se stesso: Signore, io ti ho seguito da più di 25 anni. Questi 25 anni tu mi hai detto di diventare un uomo perfetto. Che cosa è stato trascurato? Perché adesso mi hai dato un figlio nei miei 100 anni e adesso mi stai chiedendo di sacrificare il figlio. Oh, permettere di farti a chita che Jedi e di blessing, Jedi di heart di meri chassi, Sato va di desire si, o puri hobia, chi is haki ki edeli meri jaga di liberta. Il Signore in quel momento ha messo Abramo alla prova, perché lui aveva dato a Abramo il suo desiderio più grande, cioè il figlio. E il Signore voleva capire, per Abramo, Isacco, non è che ha riconosciuto un valore più elevato dal Signore? Non è che per lui Isacco è diventato molto più importante rispetto al Signore Gesù Cristo? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ Chiesa, cercate di capire molto attentamente e seguire quello che sta dicendo in questo momento il prete, perché il prete sta dicendo quello che voi potete dare al Signore: uno è la grazia e due l'adorazione. Se apre finanze dal prabhu di seva karde, apre talent dal prabhu di seva karde, o de ditte hoye vich onu wapas karde. Se noi stiamo servendo nella casa del Signore con la nostra parte economica oppure con i nostri talenti, sono quelli che il Signore ci ha forniti. Agar reality nal tusi koi cheez de sakde o da thanks kar sakde prabhu di mahima o di aradhana kar sakde. Ma in realtà quello che voi potete fare per il Signore è rendergli grazia e fargli l'adorazione, dargli l'adorazione. Alleluia! Alleluia! Parmeshwar ne dekhya ki dekho Abraham Ishaq di meri jagah te aake baith gaya. Hun Ishaq hi kithe tere rabb te nahi ban baitha ke idde saalan baad vaida pura hoya ya. E Dio ha messo Abramo alla prova perché voleva sapere se per caso per Abramo Isacco ha riconosciuto il valore più importante per caso rispetto al Signore. Yaad rakhna Adam nu padhaun da jehda main maqsad Parmeshwar da ehi si ke Adam Parmeshwar di upasana te aradhana kare. Insaan nu padhaun da Adam nu padhaun da Dio quando ha creato Adamo il motivo principale era che l'Adamo doveva dare adorazione al Signore. Alleluia. 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 Oh, kede nikki di gal badle Parmeshwar nu pichheta nahi karde. Over time badle Parmeshwar nu pichheta nahi karde. Ek choti ji job badle Parmeshwar nu pichheta nahi karde. Ek chota vadda business ohde layi Parmeshwar nu pichheta nahi karde. Yaad rakhna agar edda wa assi directly indirectly cheezan di upasana kar rahe ha Parmeshwar di nahi. Dobbiamo fare molta attenzione e capire attentamente che se per noi altre cose non abbiano riconosciuto il valore più importante, può essere benissimo il lavoro, può essere benissimo le ore straordinarie, può essere benissimo il lavoro, che può essere la parte imprenditore, alto o piccolo. Alleluia. 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 Yaad rakhna agar tusi Daniel tera sacche aradhak ho oh tanu har prasthiti vichon kadh ke le aavega. Agar tusi sirf ohdi hi aradhna karde ha oh shera de munh nu vi band kar dinda. Se voi date l'adorazione come faceva Daniele e siete molto molto solidi in questo contesto, in questo momento voi dovete capire molto bene e con attenzione che il Signore è con lui che vi libera dalle fosse dei leoni, vi chiude le fauci dei leoni. E quando voi vi trovate in mezzo al fuoco nelle fornaci, è il Signore che vi salva. Amen. Yaad rakhna agar tusi sona va gold va aag de vich jaoge patthi de vich jaoge kundan ban ke hor pure ho ke bahar nikloge. Ricordatevi, se voi siete l'oro e venite gettati nella fornace, quando voi uscite fuori sarete ancora più purificati, quindi sarete oro purificato. Agar tade vich milavat aa, se in voi sono state messe dei composti, Parmeshwar to zyada hora cheeza di vi ahmiyat hai. Ci sono altri elementi che ci sono in voi, quindi date valore alle altre cose. Yaad rakhna aag de vich jaoge to milavatan sadniyan shuru ho janghiyan. Ricordatevi molto bene che questi elementi, quando voi sarete entrati nella fornace, cioè nel fuoco, poi tutti gli altri elementi cominceranno a bruciare. E vai da chiedere a tu aga vekti langega tenu sadegi ni, tu nadiya vekti langega tenu dobdi kani, o log jede sirf aur sirf Parmeshwar di aradhana karde ha, o pehle number te ohde life vich sirf aur sirf Parmeshwar ha. Amen. A chi sono rivolti questi comandamenti? Se tu sarai gettato nella fornace non brucerai. Se camminerai quando camminerai sulle acque non verrai annegato. Per chi sono questi comandamenti? Sono per coloro che seguono il Signore. Amen. 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 Parmeshwar ne 10 hukma vich vi 10 ditta ya ke pehl
Maria. Il Signore ha spiegato molto bene nei 10 comandamenti che la prima posizione, l'importanza, il valore più alto è il Signore. Apne bachche nu sikhaiye. Oh, tenu study karan di loda, tenu doctor padan di loda, tenu engineer padan di loda. Us to pehla tenu Parmeshwar de naal judan di loda. Noi dobbiamo istruire bene i nostri figli. Tu devi studiare. Se vuoi diventare il dottore o vuoi diventare l'ingegnere, ma la cosa più importante, tu devi rendere la grazia al Signore. Ma lo hanno dekhaya. Apni ministry life ce lo hanno dekhaya. Il prete ha visto molte persone. Oh, church ni aaye. Oh, munde da exam si, munde da kudi da exam si. Church ni aaye, munda football khedan gaya hai. Molte persone dicono al prete, quando il prete gli fa questa domanda, perché non siete venuti in chiesa? E le persone rispondono, ah, perché la ragazza aveva l'esame, perché il figlio aveva doveva andare a giocare calcio. Hallelujah! Hallelujah! Atto baad Parmeshwar to jyada mahatta kise nu ne deni, sab to jyada importance Parmeshwar nu deni aa. Ohne tanu janam ditta, ohne tanu saah ditte, eh prithvi ohne tanu ditti aa. Oh tanu sab kuch de sakda. Yeshu si us jawan nu kangal nahi si karna chahunde, Parmeshwar chahunde si eh is ton vi vadh ke ameer hove, lekin Parmeshwar de vich hove. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ E dare le adorazioni al Signore, perché se noi cerchiamo di capire molto bene la Bibbia, quello che ci insegna è che Gesù Cristo non voleva che il ricco diventasse povero, il Signore voleva che il ricco diventasse perfetto, per far ciò doveva vendere tutto quello che possedeva. Questo era un metodo per lui, per fargli capire che lui doveva andare nella presenza del Signore, così che poteva essere elevato, poteva ottenere ancora più ricchezza, poteva possedere ancora più di quello che aveva prima. Questo si può ottenere, allora le persone possono benissimo metterci uno sforzo, ma quello che loro mettono, ottengono con uno sforzo, è una cosa temporanea. Invece se voi volete una cosa permanente, dovete andare nella presenza del Signore. Ogni cosa che voi riceverete dal Signore sarà permanente. E sparite appena predicato e appena pregato e appena detto che ogni cosa che voi riceverete dal Signore per voi sarà permanente per sempre. Amen. Insani la sangharsh kyo ha? Struggle kyo ha? Kyunki assi parmeshwar nu bilkul normal ja ordinary ja samjha hoya va, familiar ja samjha hoya va. Oh parmeshwar ne kehda gusse hona, parmeshwar dayalu ha. Oh dayalu vi ha, yaad rakhna apne vaadya da vi pakka ha. Molte persone pensano che il Signore è un Dio molto probabilmente al quale loro consentono poco valore, però ricordate che è vero, il Dio è grazioso, ma allo stesso momento lui porta sempre a termine le sue promesse. La legge che Dio ha creato lui lo porta sempre a termine. Alleluia! 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 Però potevamo 4 giorni in India, gli appai giorni lì. Sapete che prete è stato in India per 4 giorni? 4 giorni, 7 giorni, però potevamo sapere li possiamo contare 4 perché alcuni giorni anche trascorrono per quanto riguarda il viaggio. 4 giorni chi kar sakda si kede rishtedar nu mil sakda kinne aas nu mil sakda in 4 giorni quante persone poteva incontrare, quanti i suoi familiari potevano ricevere. Kyunki main khuda de pavan de vich gaya si, parmeshwar de kaam de layi gaya si. La cosa principale per cui il prete era andato in India perché lui era andato nella presenza del Signore, nella casa del Signore. Aur main unnu hi pehal ditti. E lui ha dato l'importanza a quello. Onno il preference ditti. E lui ha dato la sua preferenza a quello. Eta ni che itto kush keh ke tur gaya utthe ki kariye hun chhadde hi nahi log ni rishtedar ne chhadde bhain bhai pyar karde ha. Main bahut sare logan nu tusi shayad 20 dinan ch na mil paon ko jinne logan nu main 4 dinan ch mil liya ohna nu dassda ke 20 jane ik jagah ikatthe ho jao main ghante le aavanga. Hallelujah. Hallelujah. Ha dato molta importanza al Signore. Una persona normale non può ricevere tantissime persone in 20 giorni quanto il prete nostro li ha ricevuti in 4 giorni. Tanto che un giorno c'è stato quando lui ha detto a 20 persone di venire a un certo posto dove il prete li avrebbe incontrati tutti quanti soltanto per un'ora. Or scusate, a non credere a Dio, si step fast lenge, Parmeshwar loga nu understanding dinde a. Ora nu buddhi dinde ke nahi, o prabhu da kaam karda, prabhu de kaam de layi o khade hoya, karda aya prabhu de kaam de layi aya te ode layi pehal o hoyi a. ਆਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ E quando noi diamo importanza al Signore, il Signore fa sì che le persone le quali voi dovete ricevere, gli viene data saggezza, così che queste persone possono capire che il prete quando è stato in India non è stato per fare altre cose, ma per dare l'importanza al Signore. Alleluia! 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 Genesis, Parmeshwar to
महत्वपूर्ण होनी शुरू हो गई, परमेश्वर तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। याद रखना तुसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओदी ही आराधना कर रहे। से वोई date un valore importante a qualcosa d'altro che non è per voi Dio, ricordatevi che voi indirettamente state servendo quell'elemento. Che prima dekhya logan nu apni life de vich apne khas logan nu dekhya aur padri sahab nu changa deke sath lo apni marzi na prarthna karwa lo short karwani long karwani means ke tusi padri sahab di ta gall vakri hai tusi vi apne paise di aradhana kar rahe ho. Molte persone dicono possiamo invitare il prete a casa nostra, vi possiamo far fare preghiera piccola, preghiera grande. Cercate di capire molto bene questo contesto. Quando voi dite queste cose, a parte rispettare il prete, voi stessi state servendo la ricchezza, i soldi. Nella Bibbia c'è scritto quando entri nella casa del Signore, quando metti il piede devi fare molta attenzione. E quando entrate nella presenza del Signore, aprite le vostre menti, aprite il vostro cuore e alzate le mani, perché non c'è nulla di più importante che al di fuori del Signore. Alleluia! 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 Scirate un bando con Giandi. Le fauci dei leoni sono state chiuse. Il fuoco non brucia, l'acqua non vi fa negare. Perché una zindaghiya de vichon sirf aur sirf parmeshwar nu aradhna mil rahi hai. Vite solo e soltanto viene dato l'adorazione al Signore. Jede Parmeshwar de naal relation banaunde aa ode sacche aaradhak Parmeshwar kise vi mushkil vich ohnu chhadda nahi apna hath vada ke ohnu kadd lenda hai. Amen. Le persone che danno, creano questa relazione con il Signore, che danno soltanto e soltanto danno l'adorazione al Signore, quando loro si trovano in problemi, nelle problematiche, nelle tribolazioni, il Signore allunga la sua mano e li salva. Amen. Alleluia. 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 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਸੰਤੀ ਰਹਿਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਤੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ. Quando mettete davanti altre cose e mettete Dio dietro e vi trovate in problematiche e poi voi chiedete al Signore perché è successo questo, guardate voi stessi, guardate che cosa avete fatto nella vita. Oh, apri aradhna karne walya de apri upasna karne walya de pathra de vich vi pani baha denda hai, jangal de vich manna barsa denda hai, akash to roti sir denda hai, samundra nu paar denda hai. Il Signore dà l'acqua dalle pietre, dà manna dal cielo. E il Signore è colui che dà tutto questo alle persone che danno adorazioni al Signore. Ciao. Sher sirf muni band kar de jehde sacche aradhak daud var gaya onu jwaade to fad ke sheran nu paad ve. Hallelujah. I veri adoratori che danno l'adorazione al Signore, davanti a quelli non soltanto le fauci dei leoni si chiudono, ma soprattutto quelli che danno l'adorazione al Signore sono anche capaci di strappare le fauci dei leoni. Sacce aradhak banna means che os email de vich jana jehdi adam di si, jehdi asli si, real si, jehdi parmeshwar ne real banayi si. Sacce aradhak rooh sachai wale aradhak banna parmeshwar de agge chukne wale os email de vich jana. Diventare l'uomo perfetto vuol dire rientrare nell'immagine perfetta che il Signore aveva creato dell'Adamo, cioè dare le attrazioni al Signore. E yaad rakhna jadon Adam os image de vich siga sher vi naal hi rehnda si, cheeta vi naal hi rehnda si, hath sare naal hi rehnde si, ik dusre nu koi nuksan pahunchaunda nahi si. E ricordatevi quando c'era questa immagine perfetta Adamo, dove c'era, quando c'era Adamo c'erano vicini i leoni, c'erano vicini i tigri, ma nessun animale attaccava l'uomo. Alleluia. Alleluia. Os image de vich jana va apne aap os level te leke jana va, tusi dekhoge problem se idhar khadi tanu koi nuksan pahuncha nahi rahi. Alleluia. Dobbiamo rientrare in quell'immagine, dobbiamo rientrare in quell'immagine dove quando voi vi trovate ci sono delle problematiche alla vostra destra, alla vostra sinistra, ma nulla vi succederà. Alleluia. Dharti ne kande te kandeale kadon ugaye jadon Adam ne aradhna upasna parmeshwar di worship karni band kiti. Quando la terra ha cominciato a far crescere le spie, quando l'uomo ha smesso di dare l'adorazione al Signore. Oh, jadon os image de vich si parmeshwar di aradhna parmeshwar naal fellowship karn wali aur tuhanu pata ke prithvi dharti e mitti vich vi kande te kandeale ugde nahi si, eh vi fruit sabziyan paida kardi si.
quando l'uomo era l'immagine perfetta che era stata creata dal Signore, cioè per l'adorazione. Quando veniva fatta l'adorazione da parte dell'uomo, in quel momento la terra, dalla terra uscivano soltanto le frutta e le verdure. Oh, qualsiasi cosa che vi circonda, che sono le cose piccole, dovete alzarvi da questi. Voi dovete diventare gli uomini perfetti, la persona perfetta nell'immagine perfetta, e dare l'adorazione al Signore. Amen. Oh, il prete è molto sorpreso quando le persone parlano delle cose che circondano e sono cose talmente basse, totalmente inutili. Oh, Prabhu ne duty lagai, main counseling karanga, das sanga sala, no problem. Lekin aaj parmeshwar wale ko bade level pe leke jana chahte hain. High level pe leke jana chahte hain. Us image pe leke jana chahte hain. Amen. Il prete ti dà consigli perché lui a lui è stato affidato questo ruolo da parte del Signore. Però il Signore vuole che voi vi innalzate da queste situazioni e raggiungete l'immagine perfetta, così che voi potete acquistare, potete raggiungere il livello che a voi vi aspetta. Daniele che da hey raja, jes parmeshwar di me aradhna karda, os parmeshwar ne shera de munh band kar ditta hai. Daniele ha detto al re: oh re, il Signore che io servo ha chiuso le fauci dei leoni. Guardate bene la vostra vita, cercate di capire a che cosa voi date l'adorazione. Punjabi geet mere mind kar rahe hai idda de hunde mera flanna hi mera rabba mera tankanna hi mera rabba ki kan jana ki sar mere mente delle canzoni indiane nelle quali loro dicono per me questo è mio dio, per me quest'altro è mio dio. Aur bade pyar na sun ke wah 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 kya gal kar rahe ho, asal jo nonsense gal kar rahe ho. E molte persone quando ascoltano queste cose che sono al di fuori del Cristo dicono: sono molto belle queste cose, ma in realtà quelle cose sono inutili. Alleluia. Non hanno senso. Daniel dice: "Gene permesso di me a ratta karda, jadon main shera de ghore vich vi dir gaya, puri raat 12 ghante, 14 ghante, 8 ghante, 10 ghante main baitha reha, sher mere kol chup karke baithe reha." Alleluia. Daniel ha detto: quando lui è stato buttato nella fossa dei leoni, per quali ore, per quelle 12 ore, per quelle 24 ore, per quelle 10 ore, per quelle 8 ore, che lui stato nella fossa dei leoni, i leoni sono rimasti seduti con lui e non gli hanno fatto niente. Alleluia. Tade parivar chu bachya nu sikhona hai ke tenu doctor padan di lod aa, tenu engineer padan di lod aa, tenu high level di study karan di lod aa, us to pehla tenu parmeshwar de naal judan di lod aa. Nella vostra famiglia, ai vostri figli, voi dovete insegnare ai figli, dovete insegnare che devi diventare dottore, devi diventare ingegnere, devi fare degli studi molto importanti nella tua vita. Ma la cosa più importante è dare l'adorazione al Signore. Life da sur bana lo che sabbat te main parmeshwar de ghar de vich aunga, chahe kuch vi ho jave. Voi dovete creare questa cosa importante, una specie di legge per voi, che io devo venire nella casa del Signore di domenica. Ma tu dasta me apni life de bahut vaddi apni option reject kiti hai. Sirf aur sirf seva nu continuous karde layi aur domenica nu ya meetings nu continuous karde layi. Il prete sta dicendo che lui nella sua vita ha rifiutato moltissime proposte che gli erano state arrivate, questo per continuare a servire nella casa del Signore, soprattutto di domenica. Yaad rakhna, oh parmeshwar kade vi udhar rakhne wala parmeshwar nahi hai. E ricordatevi che il Signore non rimane mai in debito. Oh, tade khate vich jama kari ja reha, ek vari tuhanu de dena. Tutto quello che voi state dando al Signore vi starà accreditato tutto quanto in una volta sola. Alleluia. 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 Aradhna kinu deni hai? Parmeshwar. A chi dobbiamo dare l'adorazione? Al Dio. Kam nu aradhna nahi deni. Non dobbiamo dare l'adorazione al lavoro, nemmeno ai soldi. Oh, perché ogni insan compromise da nahi karda. Oh, paisa hoga fir khuda da kam vi hona. Oh, khuda lo idda de paise di nahi lovna. A volte le persone pensano: se avessimo i soldi potremmo sì servire nella presenza del Signore. Al Signore non servono tutti questi soldi. Oh, balidan to zyada aagya karin pasand karta hai. Il Signore preferisce l'obbedienza al sacrificio. Aur yaad rakhna dasa hukma nu aaj to baad tusi dekhoge tuhanu do hissyan vich dikhne hai das hukm pehle char hukm insaan aur parmeshwar de rishte nu darsaunde hai che panjve to leke dasve tak che hukm insani rishtiyan nu khoon na kar chori na kar vyabhichar na kar jhoothi gawahi na de maa pyo da kar sare insani rishte. E durante poi quando guardate i comandamenti, guardateli bene, perché li troverete suddivisi in due sezioni, in due parti. I primi quattro comandamenti spiegano la relazione tra Dio e l'essere umano. Dal quinto al decimo comandamento invece viene spiegato la relazione che ci deve essere tra le persone, nelle quali invece sono vietati moltissimi peccati, tra i quali non fare adulterio, soprattutto rispettare i vostri genitori e non commettere i peccati. Ricordatevi
Ricordate quando il Signore ha dato questi comandamenti a Mosè? A list the B list. A de vich Parmeshwar ne apne aap nu rakhya hai. Hallelujah. Se guardiamo bene c'è una lista A, lista B e nella lista A la cosa più importante il Signore ha messo se stesso. B de vich assi sare. E nella lista B noi ci siamo noi tutti. Amen. Amen. Aur yaad rakhna agar tusi A nu pure karn wale hoye na automatically B puri honi shuru ho jani hai. Kehde si ki assi B nu puri kar liye te na ta B puri hundi hai te A vi puri nahi hundi. Se voi portate a termine la lista A, quindi seguite i comandamenti del Signore dal primo al quarto, anche la parte B verrà portata a termine in automatico da voi. Se invece voi cercate di accontentare facendo soltanto seguendo soltanto la parte B, non siete in grado di né soddisfare la parte B, nemmeno la parte A. Se voi cercate di accontentare le vostre parentele, i vostri familiari, per i quali voi avete rinunciato alla chiesa, vedrete che dopo sei mesi quella parentela con i vostri familiari se ne saranno andati dalle vostre vite. E quella che non è mia permesso non c'è nulla. Sato per la permesso era, mi ha permesso a Radda, quindi sato per la mia permesso era, Gine Gusse con la voi già. Tu si deve anche tra noi di Gusse Linda. Sare che ne nei già, ma di aia, la potete dire. Alleluia! Se invece voi date l'importanza al Signore e voi dite no, io devo andare alla casa del Signore, vedrete le altre persone, gli altri familiari, i parentele diranno ma questa è una persona molto brava, perché alla fine lui dà importanza al Signore, serve Dio. Ek person ek rishte dar tanu khuda de ghar to dur kare parmeshwar to dur kare means ke parmeshwar kat ho gaya jo rishte dar vat ho gaya. Se una cosa apparente al nostro familiare vi allontana da Dio, dalla presenza del Signore, vuol dire che per voi Dio ha aggiunto un valore basso e avete consentito un valore più elevato al vostro familiare. Hai da word lamba vi ho gaya te heavy vi ho gaya lekin tusi aaj tusi swarg ki manna khate ja rahe ho. Amen. Amen. La parola di oggi è diventata lunga ed è diventata anche molto pesante, ma voi dovete capire quello che voi avete ricevuto oggi è la manna. Amen. Parmeshwar dal vostro ime che deve ce l'ha che già ragione. Il Signore vi vuole portare in quell'immagine. Oh, Adam dice rich, cita, share, bagiard, palu, sare katti. Quando dove c'era l'uomo c'erano i piccini tutti gli altri animali. C'erano leoni tutti gli altri animali. Le piccine. Oh, os ime che deve ce Adam lo chiese dopo i dar. Immagine perfetta dove l'essere umano Adamo non aveva paura di niente. Che le vuoi usare? Permesso o rada di niente? Camo capo o rada di niente? Camo o rada di niente? Pesce o rada di niente? Io ho dato favor a te, a prate favor si gara. Te geni country devi ciò che ha si gara. Refugee banche caro via Sharon Land lei. Oho country, Abraham, Isaac, Lucani, Sadi Sport, Tarasi country no. Ce l'ha sapere. Ricordate qui noi dovete capire molto bene che noi dobbiamo dare l'adorazione al Signore. Perché qua vedremo l'adorazione, noi siamo innalzati. Se noi cerchiamo di capire bene quando Abramo gli era stato riferito da Dio di andare in una terra che gli sarà dato come sua, in quel momento quando lui metteva le sue tende in queste terre estranee, forestiere per lui, qui qua i re venivano da Abramo e gli chiedevano aiuto. Chal che vecchie vacciate, chal che vecchie. Dobbiamo camminare secondo la parola di Dio. La ti facciano pura tal che vecchie. Dobbiamo portare termine quello che c'è scritto. O dei vai dai propri lasci pura onda di pochi. Vedremo che le promesse che sono. Ok, andiamo dallo stretto e andiamo dopo uscire. Insieme alla vostra vita. Oh, tu si c'è che te c'è non c'è raiare tanto. Alleluia. O ne dallo tanti del nemo che c'è raiare. Amen. Ok, da tu si tiene male uomo che le hanno valimi. Ok, da c'è di te gatti dopo la Yoshua per rinchiga me oggi gatti in udini. Amen. Amen. Tu sei su mia radna, carnia. Mere nal gappadar rehna hai. Aje to bar life de vich. Oh, kai log apne ego nu hi apna rab bani baithe ho. Ego de vich phase. Nahi nahi, main de ta hi. Yaad rakhna sab to vad important parmeshwar hai. Aradna parmeshwar nu milni chahidi hai. Apne aap di aradna de karni. ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਆਓ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੰਡਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ
परमेश्वर है नहीं कहने परमेश्वर में ना ये सच्चा ते जीवदा परमेश्वर धरती रूप वाला आकाश रूप वाला परमेश्वर जी तुसी आज आराधना करन ली इस जगह ते इकट्ठिया मेक श्योर ताडे जुबाना तो ताडे कम्मा तो ताडी लाइफ तो ताडी हाथी तो परमेश्वर नु महिमा मिले आमीन आमीन ले प्रमेसे ने सोले साते वो फाटिया वो बेरन पड़ता के टाइम ने सिग्नोरे मी दिखिया ने voi state delle teste e noi delle code e inoltre quando voi darete la adorazione al Signore vedrete che il Signore vi innalzerà e quando voi verrete innalzati voi diventerete il sale su questa terra, perché il sale è una cosa, porta una cosa molto più importante nelle vostre vite. Quando voi date l'adorazione al Signore voi rendete voi stessi umili, quando voi vi rendete voi stessi umili davanti al Signore non c'è più l'ego che c'è in voi, perché quando c'è l'ego in voi in ogni cosa che vi circonda voi vedete voi stessi molto più elevati, acconsentite un valore molto più alto a voi stessi. Invece quando voi date l'adorazione al Signore voi vi rendete umili e quando in ogni tribolazione che nelle quali voi vi troverete il Signore vi salverà, così come il Signore ha salvato Giona. E seguendo queste istruzioni a noi è molto chiaro che quando noi diamo l'adorazione al Signore è il Signore che ci salva noi stessi, ci dà delle grandi benedizioni, e quando noi riceviamo queste benedizioni sono permanenti per sempre. Amen. Hai trovato la mia abilità di che me ho strumento, me ho sasa, me ho patrono che ho per me di me madre lì. Ora poi dobbiamo guardare noi stessi come se fossimo degli strumenti musicali che sono stati creati per fare l'adorazione al Signore. Ho preparato che Dio che per me di tale di me ma cambia. Grazie a te.